Come mai? Come mai? Ho fatto la lavatrice. Capirai che sarà mai. Ma stai scherzando? Mi sono fatta un sedere così. Ah, quanto sei esagerata. Facciamo tutte delle lavatrici, non è mica così stancante. Io la lavatrice la carico, non me ce siedo sopra. Ci siede sopra. Ma Mimmo è più forte di me. Quando vedo quella scatola non capisco più nulla. Ma la lavatrice non è fatta per sedersi, si rompe. Ma io lo dico per te, gioia mia, ma lo dico per te. Se poi mi prendi la corrente è pericoloso. Vieni, vieni in ufficio che ti spiego come funziona la lavatrice. C'è impostata la temperatura, devi prendere il prelavaggio. Bene, benvenuti, buonasera, ben trovati. Scusi, ma lei che sta facendo? Ma chi è? Sono Maurizio, no? Maurizio Cottani. Maurizio quello del Tolcion. Ho fatto 30 anni. Ah, Maurizio Costanzo, sì, Maurizio Costanzo. Ma no, ma tutti pazzi, ce l'ho tutti dentro sto locale. Io arrivo tutti qua, un manicomio. Bene. E che ci fa? Allora, sono qua a presentare una puntata. Sarà una rubrica conversando. Andrò a presentarvi una mia carissima amica, una poetessa incredibile. Pensate, sì, che questa persona, sì, è conosciuta in tutta Europa perché è una persona straordinaria, insomma una grande nel suo campo, Boni? Boni, non c'è nessuno qua. Basta. Allora, però, prima di presentare questo nostro ospite straordinario, sì, nel mio bar, volevo ringraziare il generale che viene in questo bar insieme alla moglie. Un saluto al generale che viene sempre al Parioli, Bene, il generale. Ok. Mi date una mentina? Non ce ne sono mentine, non ne ho. Mi date una mentina? Non ce l'ho. Demo, chi è? Demo! Chi c'è? No, che ho questa malattia, quando ho bisogno chiamo Demo. Ah, Beh, allora, però, vi volevo ricordare che sabato c'è Maria. Dove? Non è una processione, c'è Maria, ma sento, fa programma, c'è Poppa Repè. Poppa per te? C'è Poppa Repè. Praticamente ci stanno, mi ha dato una chicca, ospiti della serata saranno Solange, Platinette, Cecchi Paone, Rocco Casalino e altri froci. Quindi andiamo. Tutti bene nel mio locale. Ragazze, che ne pensate della chirurgia plastica? Se serve, io sono d'accordo. A me non serve, ma potessi mi fare il seno. Ma tu hai già un buon seno. Infatti ha detto che lo rifarebbe. Ehi cara, questa è tutta roba naturale. Io rifarei tutto, ma inizierei dall'inizio. Da Adamo ed Eva. Oh, Ruben! Ciao, bravo, amico. Ciao, come stai? Bene, bene. Tutto bene? Sì. Guarda, Ruben, stavo ancora pensando a te, sai, una vecchia cosa che ti avevo già detto l'altra volta. Ok. Io ho bisogno un po' di... Ruben, io ho bisogno di animare un po' questo locale. Io so Dimmi. Che tu sei un grande animatore, sì, che hai fatto dimmi i villaggi turistici. Dimmi. Fammi capire un po' cosa potrei fare, cosa potremmo fare per animare questo locale. Mimo? Sì? La finestra, con le tende. Ruben, parliamone, dobbiamo parlarne di sta roba qua. Hai capito? Scappiamo piano piano, prepara la valigia, copriti come un pakistano, chiudi la porta, stile antisgamo, via via, senza sapere poi dove andiamo, sei peggio delle tizie, crei dipendenza, sei tutto adesso, tutto la mia esistenza. Adesso che ti ho, non ti lascio più scappare, tieniti forte a me, mo iniziamo a volare. Dammi la mano che scappiamo con due bici, lontano dai vecchi amici, il vero ti amo non lo dici.
mi sopporti come fai, lo sa solo Dio. Dammi la mano perché è ancora presto per l'addio. Prepara la valigia, io ti aspetto sotto casa. Campiamo insieme io e te, vada come vada. Sì, scusa, solo un attimo, perché sto mandando un messaggio a un mio caro amico che ha un disturbo stranissimo. Passa tutto il giorno a cantare Furia il cavallo dell'West. Che disturbo ha? Il mal dei primitives. No, scusa un attimo. Io sto mandando un messaggio adesso a questo mio amico che ha appena inciso la versione italiana di No Woman No Cry. No Woman, come fa, scusa, in italiano No Woman No Cry? Gli uomini non vanno al supermercato. No, scusa, perché sto mandando io un messaggio a una mia cara amica. Pensa, la figlia di Richard Ginori. Ah, e com'è? Un cesso. Italiana? No, turca. Invece sai che mi è arrivato un messaggio da... Mi è arrivato un messaggio da Gianni Togni. Da Gianni Togni? Ma fa ancora il cantante? No, adesso fa il Corriere Espresso. E cosa dice? Guardo il mondo da un doblò, mi annoio un po'. Allora, prendete qualcosa? No, è che qui c'è campo. Ho conosciuto un bel fusto al supermercato, un tipo bellissimo. Ma dai, come si chiama? Cosa fa? Non lo so come si chiama, solo che gli ho lasciato 2 ore del carrello. E lui ti ha posato il carrello? No, mi ha fatto una magia con le mani e poi dietro la testa è comparso... Un fiore, eh? No, il carrello! Bene, allora bene. Cominciamo pazzi, subito. Tiglan! Tiglan! Bene! Ho anticipato prima la sua presenza. Allora, adesso questo è un personaggio incredibile. Ma lo chi facciamo, mi fa venire qua? Lo facciamo accomodare. Ma chi? È una poetessa sardan. Una poetessa sardan. Si chiama Gavina Porcu. Io la farei entrare, eh? Benvenuta. Buonasera. Prego, si accomodasse. Buonasera. Bene. Due pazzi, okay. Marito e moglie, due pazzi. Ora le farò qualche domanda, però sa che poi dovrà rispondere anche alle domande del pubblico in sala, eh? Certo. Allora, se le dico poesia, che le viene in mente? Ma non riesco. Va bene. E se le dico versi, che le viene in mente? Sarda, eh? Bene, vabbè, a che età ha cominciato a scrivere lei? Ho cominciato a scrivere a 5 anni. E a leggere? A leggere a 2 anni. Ok, bene. Allora, io le volevo fare una piccola domanda prima poi di chiudere. Una domanda. Lei si sente più glamour o più cool? Mi sento più cool. Sì? Infatti si vede. Bene, pensate che questa poetessa, adesso faccio vedere, ha scritto anche un DVD con le sue poesie, vedete? Con le sue poesie più famose, bene, ha fatto questo DVD. Adesso noi andiamo a vedere che qua c'è una possibilità di mandare un FMF a questa poetessa famosissima al costo di 50 euro oppure collegarvi al sito www.vicinet.net. Bene, se ci sono altre domande dal pubblico. Ma quale pubblico? Non c'è nessuno, ma quale pubblico? Ma con chi sta parlando? Io dico con chi sta parlando. Ma che te trilla? Ma che te trillo? Ma che qui non sta parlando con nessuno? Lasci il nome e cognome, non viene più qua lei, Mercurio. Ma roba da matti, roba da matti. Allora, roba da Valentino, togli il microfono. Ma che microfono? Ma che microfono? Che c'è? Allora, mandiamo prima i conigli per gli affitti, poi torniamo in studio. Ci dica uno delle sue poesie, i suoi cavalli di battaglia. Una poesia, certo, che l'ha resa famosa, eh? Ci dica. Procu mio, che stai farendo? Traballendo. La traduzione me la può fare? Sì. Oh, maialino mio, che stai facendo? Sta lavorando. Quindi con questa lei è diventata famosa. Allora, io mando i conigli per gli affitti. Salutiamo. Buonanotte, sipario. Gavina Porcu. Arrivederci. Oh, oh, oh,
qua bisogna lavorare. La bionda e la nera, fuori dal balcone. Ho detto la bionda e la nera. Sigla! 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 Sì, ho capito. Oggi cosa vi siete inventati? Oggi chi siete? Chi Ciao, siete? Sono Chantal. Ho 21 anni, vengo da Orbassano. Ciao, io sono invece la Jessica, sono di Reggio Calabria. Un paese stupendo, tra l'altro sono appena tornata adesso da New York. Bravo. Ma che ci fate nel mio locale? Dico io, che ci fate? Questo è un bar, Siamo venuti a fare il casting. Il casting appunto di Bellino. Il casting dovete farlo di là, vedete là. Dove? Vedete il semaforo? Sì. C'è la strada? Sì. Ecco, quando è rosso voi passate e là c'è il casting. Ok, grazie. Ma quando è rosso però, sì, grazie. Grazie. No es así, no es. Come tu eso pa'lante, 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 pa'lante. Come tu eso pa'lante, 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 pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Come tu eso pa'lante.